Sei soddisfatto? Ma devo dire, dunque, è un buon compositore Beethoven. No, ma no, ma no, ma non della, non della, non della composizione, bisognerebbe ecco, riuscire a capire cosa ne penserebbe lui. Quando Beethoven eseguiva questa sonata e tutte le sonate, suonava su uno strumento che aveva certamente una sonorità molto più contenuta. Certo. Infatti, quando noi sentiamo le cosiddette esecuzioni sugli strumenti originali, restiamo, io perlomeno, insomma, abbastanza sconcertati. Cioè, io appena comincio a sentirne una, spengo subito, mi dà fastidio. Perché in effetti è chiarissimo che c'è un problema di tipo di suono, di sonorità evidentissimo, perché questa sonata è fatta di tre movimenti, ciascuno dei quali ha una sua sonorità, che poi in qualche maniera sì, perché in fondo già è come se fosse un andamento progressivo, come uno che cammina, prima cammina lentamente in modo continuativo, poi nel secondo movimento, come dire, accelera, dopodiché nel terzo corre. C'è il tuo più illustre precedente è probabilmente Arthur Schnabel, pianista tedesco, che fu il primo a registrare tutte le 32 sonate di Beethoven, sì, molti anni fa, di cui esistono le registrazioni che si possono sentire, sì, ancora adesso, e sono preoccupanti, come dire, se uno le sente. Tanto perché non si capisce bene se è stato registrato alla velocità giusta, perché è come nei film degli anni 20, no? Che le persone 30 che si muovono in modo innaturale rispetto a come si vede un film adesso. Comunque Schnabel, che era un cultore di Beethoven come te, ed era un grandissimo intellettuale, ed era anche un grande pianista, non so, tu che ne assolutamente, lo apprezzo tantissimo. E aveva una concezione diametralmente opposta alla tua, questo mi pare interessante. Cioè, concepiva Beethoven come un affanno continuo, una specie di corsa a ostacoli che non si risolve mai. E ha una visione non tanto romantica quanto esaltata, insomma, di Beethoven, che è bellissima. Però tu adesso, a distanza di, non lo so, 60-70 anni, da un'esperienza del genere, hai un impatto, mi sembra. Però quello che è interessante è proprio il fatto di ritornare probabilmente a un rapporto di maggiore frequentazione, di maggior interesse con il testo scritto. Certo. Perché poi, in fine dei conti, la musica, come diceva giustamente Ferruccio Busoni, che è stato un grandissimo intellettuale, prima ancora un grande pianista e compositore, primi Novecento, quindi anche lui un antecedente dello stesso Schnabel. La musica esiste di per sé prima della materializzazione sonora, in quanto in questa dimensione scritta della notazione musicale, per quanto precisa essa sia, sicuramente cela tutta una serie di misteri, di simbologie, di esperienze astratte, di astrazioni. Io un po' a tutti noi, com'era Beethoven? Era preciso? Cioè, quando allora, Beethoven scrive, allora, è preciso? Beethoven sicuramente aveva dei limiti al suo tempo che erano imposti ovviamente da un sistema di notazione che non aveva ancora raggiunto, lo sviluppo e le prospettive della notazione del XX secolo. Quello però che è molto interessante in lui è che, e che probabilmente è ciò che poi ha stimolato Franz Liszt a fare le trascrizioni delle sue musiche sinfoniche, è che la sua musica ha una dimensione estremamente, come posso dire, densa, sia nella microstruttura, quindi nell'intensità che si cela nelle piccole formule quasi banali, se vogliamo, a volte, questi incipit che vengono scolpiti in maniera quasi brutale, no? come dei temi, dei brandelli di temi. E però c'è anche un'ampiezza che è dovuta a delle reazioni quasi a catena da laboratorio che riescono a permettere a questo compositore di sviluppare da esigui materiali musicali delle cattedrali o dei monumenti immensi quali la Nona Sinfonia o la Hammerklavier Sonata o la Missa Solemnis. Quindi secondo me in quel momento Beethoven definiva se stesso capace di essere un compositore, quasi ironicamente, autoaffettuosamente,
proprio perché aveva raggiunto questa scienza del far proliferare, germinare da un piccolo seme tutta una serie di ramificazioni. Sono in realtà degli sviluppi di uno stesso, chiamiamolo DNA generatore, quindi praticamente il fatto che lui abbia scritto, non so, da una piccola canzone austriaca. Opera 109, oppure lo scherzo della Merclavia. Si tratta della stessa musica che viene rielaborata e rigenerata in un sound, in un'apparenza diversa, ma la cui sostanza di partenza è esattamente la stessa. Quindi è un fenomeno di trasformazione continua che, a mio avviso, nell'Appassionata, che poi è l'opera che eseguirò adesso, si sviluppa in maniera assolutamente mirabile. Cioè, vale a dire, la grandezza non sta tanto in questa sonata in particolare, che era detestata da Glenn Gould proprio a causa di questa caratteristica dell'antisviluppo della materia musicale. Il fatto di tornare ciclicamente all'irruzione di una cellula come il tema del destino che bussa alla porta durante uno sviluppo che in realtà è quello di una grande cavalcata di un improvvisatore sfrenato ormai nei suoi spunti, riportano quasi la musica a una dimensione, se vogliamo, di tecnica del flashback continuo. Quindi la musica non si svolge in tempo reale per come la ascoltiamo, ma è il frutto di un pensiero di un uomo considerato pazzo dagli altri e che ci riporta a una duplice azione di sviluppo casuale quasi dei suoni, come può essere ad esempio in un cadenzato infinito. Confusione timbrica di questo genere usando il pedale di risonanza, facendoci entrare in una sorta di grotta nella quale avviene di tutto, risonanze, suoni sbagliati, situazioni impreviste, e poi tutto viene riportato all'ordine dalla presenza di, che in realtà è una forma di presente perpetuo al quale lui cerca di sfuggire in qualche modo. In questo io vedo un autoritratto di Beethoven molto, molto pregnante. Beethoven non opera secondo melodie e accompagnamenti in questa sonata più che in ogni altra. Allora, ad esempio, dei frammenti apparentemente innocui, quasi impossibili da percepire, incomprensibili, come può essere ecco la mano sinistra, cosa fa? Il secondo movimento sfrutta questa comunicazione subliminale della quale noi non ci rendiamo conto e sviluppa una serie di variazioni su questo movimento armonico. È incredibile come lui lavori sulla psiche dell'ascoltatore, dandogli degli elementi dei quali egli non è in grado di rendersi conto, ma che poi lo conducono. È questa la mano forte di Beethoven, cercare di non perdersi nulla della coscienza dell'ascoltatore, che è una coscienza non, diciamo, un'incoscienza che però si lascia guidare volentieri in quanto sente un linguaggio nuovo, ma che si appiglia a qualcosa di comprensibile. È un po' come Hitchcock parlando degli incubi dei suoi film. Diceva, per poter avere effetto debbono avere qualcosa di reale, se non si aggrappano alla realtà nessuno potrebbe provare nulla guardando cose completamente nuove o completamente incomprensibili. Senti,
sulla base di quello che dici tu, si potrebbe sostenere la tesi che Beethoven è un compositore difficile, diciamo. Cioè, non ha quegli elementi che rendono un'opera d'arte facile e immediatamente comprensibile. Cioè, tu infatti tendi nella tua spiegazione a mettere in luce aspetti segreti del linguaggio. E infatti tu come interprete, forse si può dire questo, sei tendente all'analitico, pur essendo tu molto appassionato come interprete, anche nell'espressione prima notavamo qui. No, cioè, tu, per esempio, tu vivi i vari sentimenti a beneficio di quelli seduti, canti emetti dei suoni strani che fanno capire, però io prima, mentre ti ascoltavo, mi sono ricordato di una cosa che forse ti ho raccontato, analoga, che provai tanti anni fa quando andai a sentire un concerto di un grande maestro che è citato nell'introduzione, che tu vieni paragonato a una serie di pianisti illustri del passato e del presente, tra cui Claudio Arrau, pianista nato cileno ma poi di formazione tedesca, che è stato uno dei più grandi, a mio avviso, tuoi predecessori, sommo pianista. E Arrau era considerato da molti critici, quando ero giovane, un sommo pianista, ma difficile da intendere nelle sue intenzioni esecutive, perché si diceva è molto analitico, e anche perché Arrau si era molto interessato di psicanalisi, assolutamente, e quindi in qualche modo anche su Beethoven e su Liszt facevo un ragionamento analogo al tuo, cioè questi artisti in realtà qualunque cosa fanno parlano di sé. E l'opera d'arte è un autoritratto, cosa che non si può dire per esempio di Mozart o di Haydn, ma perfino di Bach e di nessuno, prima di Beethoven. Cioè Beethoven parla di sé, e parlando di sé parla di tutti gli uomini, perché illustra i sentimenti, l'amore, l'odio, la passione, eccetera eccetera. Non che gli altri non lo facessero, ma lo facevano oggettivato, cioè secondo delle regole di costruzione. Anche il sommo Bach, invece lui ci tiene a rimarcare, cioè la mia sonata è quasi una fantasia, cioè la regola la dico io. E mi ricordo che una volta cercai di, ecco, ero in una situazione analoga, ero vicino fisicamente ad Arrau che suonava, io ero un ragazzo, Arrau era già anziano, ed era impressionante questa sua attitudine a dosare i piani sonori. Cioè lui per esempio in un accordo, tre note alla mano sinistra e due alla destra, in qualche modo voleva farti sentire tutti e cinque i suoni, cosa che fai anche tu. Tu per esempio lo fai in un altro modo. Tu per esempio nel finale della sonata precedente, quando si passa, c'è il ponte che passa al secondo tema, diciamo, che in cui continua l'irruenza dell'accompagnamento, ma si deve sentire questa melodia che esce alla luce, tu la fai uscire alla luce mica tanto, perché in qualche modo continui a incalzarlo con questo uragano di suoni che poi nell'appassionata si sentirà, l'appassionata è un uragano. E quello è un basso albertino. Allora, io mi ricordo che con mia grande sorpresa, Arrau, che era così analitico, piangeva mentre suonava e canticchiava come te, disturbando profondamente gli ascoltatori, che dicevano: maestro, per favore, non faccia sentire sta benedetta suonando e non ci disturbi, la sala è piccola, che non sapeva neanche cantare. Ed era una cosa talmente commovente, per me indimenticabile. E devo dire che tu hai questa attitudine per cui si può sostenere la tesi che l'analisi è una manifestazione profonda del sentimento.